Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui su Skyrim con la seconda parte della quest sulla cima di Apocrypha. E andiamo subito a vedere che cosa ci aspetterà. Andiamo subito a leggere il capitolo 5. E eccoci qua, qui dovremmo posizionare tutti e quattro i libri che abbiamo preso. Dunque, basta per capire come posizionarli, perché bisogna posizionarli giusti, basta guardare l'immagine e guardare i titoli. Se volete leggerli, leggeteli, perché se li leggete c'è una descrizione più accurata su quello che rappresenta il libro. Però alla fine dei conti l'immagine dovrebbe rappresentare un po' il titolo del libro da posizionare sopra. Queste cose sembrano delle pinze, quindi ci mettiamo quello con le pinze. Ora andiamo dall'ultimo. Una bella corsetta. Palle. Lame mordenti. E qualcosa lì sembra appunto dei denti che mordono, molto affilati. Ma vabbè, andiamo qua e leggiamo il capitolo 6. Ok, lì ci sono due tipacci, due cosi bruttissimi, figo però, eh. Guardate che ambientazione, ma cazzo. Ok, stavo dicendo che figa l'ambientazione. Tu sei stronzo, devi morire malissimo. Male, male, dove va? Io direi che usiamo l'arco. Ok. Ok. Te è resistente, eh? Dunque, ragazzi, questi qua non sono molto forti, cioè non fanno tantissimi danni. Però alcuni sono molto resistenti e altri sono delle pippe. Figa, mi è piaciuta. Prendiamo la parola. Ok. È arrivato qualcuno. E direi che dobbiamo usare l'urlo piega volontà. E abbiamo piegato la sua volontà. Il tuo Tulum è possente. Salta su e ti porterò da Mirak. Va bene, lo farò. Salto su, così mi porterai da Mirak. Volare. Oh oh. Nel cielo, dipinto di verde. Non tanto felice di stare quassù. Wagold, atterro subito. Sarota, sei così influenzabile. Ok. No, non ancora. No, pezzo di merda. Così, il primo sangue di drago. Il primo sangue di drago. Sangue di drago sulla cima di Apocrypha. Proprio come previsto da Hermeus Morar. È un padrone capriccioso, sai? Frega un cazzo, io ti faccio un culo che non finisce più. Il mio tempo ad Apocrypha è terminato. Bla 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 bla. Il massimo della tua potenza. Tu sei un qua qua qua. Tanto soggetto alla mia. Ok. Morirai. Non credo proprio. Il potere della tua anima. Morirai tu. A Solstheim. Sto cazzo. E potrò riprendere in mano. E mo te faccio un culo così, stronzo. We'll be right back.
di drago per servirmi. Possa egli essere ricompensato per i suoi servigi come me. Ok ragazzi, Mirak è stato sconfitto, anzi gli ho proprio fatto un culo allucinante, ma non importa, poi inizio a esaltarmi da solo e viene fuori un lato un po' egocentrico di me, quindi lasciamo stare. Vediamo invece che cosa ha Mirak. Aveva un po' di cose effettivamente, la spada era figa. Ok, prendiamo tutto e via. Ora leggiamo qua. Ok. Dunque ragazzi, ora noi possiamo scegliere di rimuovere un bonus da un'abilità a nostra scelta, cioè l'abilità che meno ci serve, che gli abbiamo messo in bonus tanto per sbaglio. Io lo farò e poi leggerò il libro per tornare indietro. Ciao. Ovunque, via da qui. Va bene, andiamo via da qui, stai tranquilla. Fammi parlare con quella tipa là. L'unitarietà della Terra è stata ripristinata. Ok. È finita. Esatto. Mirak è sconfitto. Sconfitto. È morto. Allora il sacrificio di mio padre non è stato vano. È morto per liberarci. Esatto. Era l'unico modo. Doveva proprio morire. Sì. Esatto, mi dispiace, però è andata così, quindi boh. Allora è stato il volere del grande creatore, come diceva lui. Non dovevo dubitarlo, ma saperlo mi fa bene. Grazie. Di nulla. Ancora una cosa. Che c'è? Forse non è appropriato, ma posso dimmi. Darti un consiglio? Dimmi. Come sciamano degli Skull, sono responsabile del benessere spirituale della mia gente. Anche se non sei uno Skull, ma sei nostro amico. Ti voglio dare questo consiglio. Erma Mora ti è costretto a servirlo per sconfiggere Mirak. Non permettergli di trascinarti nell'abisso. Il grande creatore ti ha reso sangue di drago per scopi più nobili. Lo farò. Comunque ragazzi, chiudo il video qua. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.